Chi sono? Cosa vogliono? Che cosa fanno? I personaggi misteriosi fanno uscire di testa i giocatori che creano teorie su teorie per dare senso al tutto. Benvenuti su Was Magazine, in questa top vedremo 5 personaggi fra i più misteriosi. Ma prima di cominciare vi invitiamo a iscrivervi al canale e vi informiamo che potete trovare l'articolo ricco di approfondimenti sul nostro sito wasmagazine.com. Numero 1, Mass Effect, l'uomo misterioso. Iniziamo in tromba con uno dei personaggi più carismatici di casa BioWare. La figura di questo personaggio è stata creata in modo da avere sempre la sensazione di non averlo capito completamente, anche quando la motivazione dietro alcune sue azioni diventa lampante. Nonostante sappiamo un sacco di cose tramite i giochi, i libri e i fumetti, possiamo dire di sapere tutto ma di non sapere nulla. Iniziando dall'odio personale nei confronti dei Turian che lo porta a entrare in contatto con una sonda Protean infettata dal virus dei razziatori, un universo di conoscenza si apre nella sua mente e sfrutta tale conoscenza superiore per mettere su questa organizzazione chiamata Cerberus, cui operazioni sono nascoste in bella vista. Il modo riflessivo con cui agisce lo fa essere sempre un passo davanti agli altri e la sua fissazione per la tecnologia dei razziatori, che si trasforma poi in ossessione del controllo, sono tutti tratti che completano il puzzle di una persona molto intelligente, scaltra e sempre con un piano B. Un personaggio che agisce alla luce del sole in un modo, ma nei suoi laboratori segreti imprigiona delle Banshee col chiaro scopo di studiare il vettore di controllo dei razziatori per replicarlo. E come se non bastasse, crea un androide col nome dell'amata perduta durante la guerra con i Turian e mette il suo nome a un esperimento di laboratorio dalle potenzialità biotiche impressionanti, come un vano tentativo nella sua visione distorta di ricrearsi ciò che non aveva mai avuto, ovvero una famiglia. E nonostante le informazioni su di lui abbondino, c'è sempre qualcosa di sfuggente, e ciò gli garantisce l'accesso al grande festone dei personaggi più misteriosi in campo videoludico. Numero 2, parliamo di Teresa da Fable. Al di là di qualche alto e basso, la saga di Fable è una di quelle più riuscite in ambito non solo del GDR a stampo action, ma per l'enorme quantità di scelte morali grandi e piccole che determinano l'orientamento del nostro eroe verso il bene o verso il male, con visibili mutamenti fisici e ripercussioni che le nostre azioni hanno sul mondo circostante. Quando le cose si fanno interessanti, Teresa appare, arriva e si presenta in una veste quasi mistica, possiamo dire, ma come qualcuno di esterno a quello che facciamo e che non viene influito minimamente dalle nostre azioni, ponendo davanti a noi la nostra storia parlando per enigmi. In Fable 3, per esempio, siamo in piena rivoluzione industriale e sono passati 50 anni dal capitolo precedente. Teresa non sembra minimamente segnata dal tempo trascorso, aggiungendo al mix la caratteristica di personaggio slegato dal tempo, qualcuno che non viene influenzato dal passato, dal presente o dal futuro. Certo, di tanto in tanto fa dei commenti sul nostro operato, ma senza sbilanciarsi troppo. Il giocatore la identifica subito come una sorta di guida per il viaggio del nostro eroe, ma il suo rimanere continuamente neutrale alle nostre azioni, mentre ci spiega le conseguenze, porta continuamente il giocatore a domandarsi: ma lei chi è in realtà? Numero 3. Comandante Steel del Crimson Lance dell'Atlas Corporation, compagnia di terza brigata, stello trasportata, insomma la cattiva di Borderlands 1. Di questo personaggio non si sa niente, niente. È una sirena, sì. E qual è il suo potere? Boh! Sconosciuto è la parola chiave di questo personaggio. Persino nella sua scheda non c'è scritto assolutamente nulla se non quello che già sappiamo, ovvero che è una sirena, lavora per l'Atlas e che cerca di ottenere tutti i pezzi necessari della chiave della cripta per aprirla. Fine. Alcune teorie riguardano i suoi poteri e partono dall'esame dei tatuaggi, dato che ogni sirena ha un tatuaggio differente e dovrebbe rappresentare il suo potere, come quello di Lilith e quello di Maya. Da questo presupposto, grazie a un'immagine che mostra il tatuaggio della Steel, ricorda molto alcune rune eridiane, suggerendo che per l'appunto lei sia in possesso di alcune abilità degli eridiani, come il teletrasporto e la tecnopatia, cioè il controllo mentale della tecnologia. Inoltre, sulla zona lombare, il tatuaggio ha una forma molto particolare, che se da una parte ricorda il sito eridiano del primo Borderlands dove incontriamo Tannis per la prima volta, sembra anche una specie di planetario in cui una specie di portale dimensionale racchiude Pandora e la sua luna, Elpis, e i tre punti sotto l'occhio starebbero a significare altri pianeti che in qualche modo sono collegati.
Infatti, lei è l'unica sirena ad avere l'estensione del tatuaggio anche sul viso. E nel fumetto Borderlands Origin Lilith, Song, l'abbreviazione di Song of Sirens, che è un'anziana sirena, quando parla con Lilith e la convince ad andare su Pandora per trovare le risposte all'origine delle sirene, le dice anche che alcune di queste sirene hanno smarrito la via. E questa frase specifica viene posta sopra l'immagine di Steel, lasciandoci intendere che questo personaggio è stato corrotto dal potere e dal controllo. Aveva ottime potenzialità sia come personaggio in sé che come antagonista, poteva essere sviluppato in mille modi diversi, ma Gearbox ha deciso di tagliare fuori questo personaggio rendendola di fatto una macchietta dimenticabile, accennata giusto in qualche vocale del generale Nox, con una comparsa similcomica nella DLC della rivoluzione dei Claptrap. Insomma, questo personaggio sarebbe potuto essere stato sviluppato in mille modi diversi e la soluzione che la Software House ha trovato è quella di buttarci un colpo di spugna sopra. Mettendo un po' di peperoncino alla situation, parliamo del Corriere numero 6 di Fallout New Vegas. Vi ripeto, tutto quello che dirò qua è un riassunto. C'è l'articolo in cui veramente sono andato a fondo di ogni dettaglio. Lo ricordo perché è importante. Le teorie di questo personaggio sono tantissime relative alla sua identità e tutte con delle prove a sostegno molto interessanti. C'è chi dice che si tratti dell'unico superstite di Fallout 3, considerando la sua scomparsa dalla zona contaminata della capitale dopo Old War Blues. Ma nelle due DLC, in Point Lookout viene privato di una piccola parte del cervello che però in Old War Blues presenta solamente i segni del proiettile sparato da Benny. Quindi la teoria slitta su Kellogg, il quale in base alla storia sua personale è plausibile che abbia iniziato a viaggiare accettando lavori fino a finire nel Commonwealth. Teoria che viene rafforzata dal fatto che quando uccidiamo Kellogg nel suo inventario troviamo della tecnologia che aveva impiantato nella testa, come a dover compensare una parte del cervello mancante. Ma anche qui c'è una discrepanza. Analizzando il passato di Kellogg e tutta la distanza che avrebbe percorso da Las Vegas al Commonwealth, il finale di Old War Blues dice che dopo la battaglia finale il Corriere se ne torna dal Big MT e decide di portare nella zona contaminata la tecnologia perduta. Ma considerando che molti hanno fatto presente che un proiettile a quella distanza non ti causa una semplice amnesia, si è iniziato a pensare che il Corriere fosse una sorta di sintetico, di terza generazione, che sono uguali in tutto e per tutto agli esseri umani. Anche qui si trovano cose molto importanti e interessanti, come il fatto che stando alle date dei giochi, i Railroad erano già in attività e possono resettare la memoria e modificare il volto dei sintetici fuggiti dall'istituto. E infatti ne troviamo uno come guardia di sicurezza a Rivet City, dall'altra parte del paese. Inoltre, l'istituto di Fallout 4 sorge dalle ceneri del Commonwealth Institute of Technology, università frequentata in gioventù dall'appassionato di robotica Mr. House, il quale, diventando un pezzo grosso nel settore, aveva contatti con un sacco di gente, aziende e persino l'esercito, ed è quindi plausibile che, per non perdere di nuovo le tracce del Platinum Chip che avrebbe potuto scatenare una guerra tra le varie bande per il suo possesso, si sia fatto spedire dall'istituto un sintetico molto più affidabile di qualsiasi mercenario che avrebbe potuto anche pensare di intascarselo. Sintetico che sarebbe sopravvissuto al colpo di pistola a quella distanza, che andrebbe a giustificare l'assenza della parte danneggiata del cervello asportato nella DLC, in quanto invece che curato, il Corriere sarebbe stato riparato. Per quanto strano che un sintetico abbia fatto tutto questo viaggio fino a Washington, dobbiamo anche tener conto che, come viene spiegato nei vari giochi, percorrere lunghe distanze non è impossibile. Per esempio anche Eddie viene dalla costa est. Ma per quanto sia davvero figo pensarla così, per quanto le date, i fatti, i personaggi, le situazioni sia tutto coerente, la teoria viene smontata da un semplice fatto. Vengono ingaggiati 7 corrieri, di cui uno solo possiede il Platinum Chip, mentre gli altri fanno da esca, all'insaputa degli stessi corrieri. Colui che prese possesso del Platinum Chip, ovvero Ulysses, fiutò la pericolosità dell'incarico e scaricò la patata bollente su un altro corriere, il numero 6. Sarebbe totalmente inutile ordinare dall'altra parte del paese un sintetico espresso che poi quando arriva consegna il carico a un altro. Quindi sì, per quanto triste da dire, il corriere numero 6 non è nemmeno un sintetico.
E dulcis in fundo parliamo del G-Man, Half-Life. E concludiamo quindi questa top con uno dei personaggi più famosi in campo videoludico e che paradossalmente tutti conoscono ma nessuno sa nulla di lui. Semplicemente il G-Man è stato creato per far sballare i giocatori. Basti pensare che nemmeno sappiamo il suo vero nome, dato che G-Man è l'abbreviazione in inglese di uomo del governo. Non si capisce quale sia il suo obiettivo, il suo scopo, parla continuamente di un fantomatico contratto che il protagonista avrebbe firmato e che implica l'uso della forza per contrastare minacce esterne, quando lui stesso modificò il cristallo sperimentale in modo che risuonasse in maniera differente nel macchinario, squarciando il tessuto spazio-temporale permettendo l'invasione aliena. È lui la causa. E come se non bastasse, un personaggio slegato dal tempo può andare e venire quando gli pare tramite portali che crea lui. Sempre con quel completino blu, la cravattina, la valigetta, stalkerizza il nostro protagonista, come a volersi tenere aggiornato sui suoi progressi, togliendosi dai piedi quando se ne accorge, svanendo nel nulla. E come se non bastasse, può congelare il tempo, giusto così, per aggiungere anche qualcosina in più, no? Per non farci mancare niente. L'unica cosa concreta è che non ha per niente in simpatia i Vortigaunt, cioè alieni usati come soldati nel primo Half-Life e dopo l'annientamento dell'annientatore, vengono liberati dalla schiavitù e si uniscono agli umani nella lotta contro i Combine. Ma se entrambi hanno un nemico in comune, perché il G-Man è così ostile con loro? E nonostante questo personaggio sia a tutti gli effetti un punto interrogativo con le gambe, ha contribuito alla vendita di miliardi di copie proprio per il suo uso intelligente di un personaggio così misterioso nella propria campagna di marketing. Bene ragazzi, purtroppo il video finisce qua. Se vi è piaciuta questa top lasciateci un like e magari suggeriteci qualche altro personaggio misterioso che conoscete qui sotto nei commenti. Iscrivetevi per non perdervi nessun video. Da Was Magazine è tutto. Wallakamala!